Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Nell'ambito di articolate attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, con la collaborazione e il supporto dello SCICO, Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno dato esecuzione a un'ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale, con cui sono state disposte misure restrittive nei confronti 13 persone, sottoposte a indagine, a vario titolo, per associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, l'attività investigativa, svolta dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, ha consentito di porre in luce e disarticolare due consorterie criminali operanti nel capoluogo etneo, dedite alla commercializzazione di elevati quantitativi di sostanze stupefacenti e di sottoporre a sequestro, in più occasioni, oltre 367 kg di marijuana e cocaina. In particolare, la prima associazione, promossa da due fratelli colombiani, coadiuvati da altri due cittadini del medesimo paese sudamericano, era dedita al traffico di cocaina. La seconda associazione criminale era a sua volta articolata in due gruppi, il primo costituito da cittadini albanesi ed è risultato attivo nell'importazione di importanti quantitativi di droga dall'Albania, poi rivenduti a organizzazioni operanti sul territorio siciliano. Il secondo gruppo si riforniva di stupefacente del tipo marijuana dal primo sodalizio, per poi rivenderlo a Catania. Le investigazioni, condotte dalle unità specializzate antidroga del GICO del nucleo di PF e della Guardia di Finanza di Catania, hanno consentito, nel tempo, di effettuare 6 interventi repressivi del traffico di stupefacenti. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.